I motivi sono tanti, può essere perché quando sono stato qua ho vissuto 2 anni e mezzo molto intensi, sia in positivo che in negativo, e quindi decidi di tornare, può essere perché magari hai lasciato una cosa a metà, può essere perché c'è una tifoseria, c'è una piazza importante. Che vuole stare ad alti livelli, vuole tornare ad alti livelli, quindi le motivazioni sono molteplici. Poi ogni persona cerca di trovare i pro e i contro in ogni decisione. Io ci ho impiegato pochi secondi a capire che per me erano più i pro che i contro, e quindi appena c'è stata la possibilità sono venuto subito. Sono andato via a metà stagione, che ero capitano. C'era un'altra proprietà, le cose erano un po' così e così, diciamo, c'erano aspetti positivi, aspetti negativi, però quello ormai è acqua passata. Adesso sono venuto qua cercando di pensare a quello che c'è da fare e non pensare a quello che è stato, quello che poteva essere. Adesso sono qua, c'è da rimboccarsi le maniche, ci sono tante cose nuove e tanto entusiasmo per cercare di tornare in alto. Anche se è passato qualche anno, adesso ho 33 anni, fisicamente grazie a Dio sto bene, quindi ho tanta voglia di rimettermi in gioco, di fare le cose per bene, di aiutare una squadra molto giovane a crescere in tutti i sensi. Voglio essere un punto di riferimento, prescindere, giocare o non giocare, giocare bene, giocare male, un punto di riferimento sia dentro il campo che fuori al campo. E dopo quello che è successo negli anni scorsi, io ho la fortuna di poter tornare qua a testa alta, senza magari mi guarda in faccia qualcuno, io devo abbassare lo sguardo. Per me quella è la cosa importante. Poi è logico che vieni giudicato se giochi bene, se giochi male, ma quello secondo me è una cosa secondaria. Qua nessuno può parlare di me come persona male, ecco. Posso dire che magari sono un disastro a giocare, sono bravo a giocare, ma io cammino a testa alta e sulla persona non si discute. E qua può essere anche un altro discorso. Gioco con la Juventus, sì, abbiamo vinto la prima del campionato con la Juventus, ma poi siamo retrocessi. Quindi sono momenti, affronto le cose al massimo, cercando di fare il meglio possibile. Io alla fine potevo anche starmene dov'ero e non avevo neanche un tipo di problema. Ho un altro anno di contratto, potevo starmi in Serie A, in una squadra come il Verona che alla fine sta facendo le cose per bene, quindi se non volevo avere rogne o problemi me ne stavo lì tranquillo. Quindi ho detto all'inizio, mi sono rimesso in gioco, sono venuto a una piazza, una società in cui credo, una città, una squadra dove io e la mia famiglia siamo stati molto bene, tutta la mia famiglia è contenta di tornare qua e anche questo ha influito, e quindi non vedo quale sia il problema, Serie A o Serie B sono momenti della vita. Magari l'anno prossimo saremo di nuovo in Serie A, chi lo può sapere? Tre sere fa che non ho ancora firmato ed era uscita la notizia che forse venivo qua, allora Ciccio, vedo sul telefonino Ciccio Caputo, ho detto eccoci qua. Allora gli ho risposto, non gli ho detto neanche ciao, gli ho detto Ciccio stai tranquillo che la fascia è tua, non vengo lì per la fascia. Ecco, quindi si è tranquillizzato subito. No, mi ha chiamato giusto per sapere se era vero che poteva esserci questa cosa. Quest'anno bisogna essere tutti uniti, partire dalla squadra, da voi giornalisti, tifosi, proprietà, tutti quanti devono remare tutti nella stessa direzione, perché ci saranno credo anche dei momenti di difficoltà, e se uno inizia a parlare male di quello o questo si mette contro quello succede un disastro, non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo cercare tutti i settori, vostro, nostro, fuori, così di remare nella stessa direzione, momenti belli, momenti brutti. E si faranno grandi cose. Poi quanto riguarda il mercato, non spetta a me parlare. Sciodone secondo me è un ottimo giocatore, ha dimostrato che può fare benissimo, qua sarebbe un giocatore importante, poi però tutto il resto io chiaramente non è che posso dire se va o non va.